Il razzismo ha due aspetti, uno è un pregiudizio, etnico, si ritiene che la propria etnia, diciamo così, che si chiama nel razzismo razza, la propria etnia debba godere di una superiorità di qualche genere rispetto alle altre. Il porre in una sorta di assurda gerarchia di valore le diversità etniche. Questo è un pregiudizio diffusissimo, eccetera. Ma il razzismo davvero pericoloso non sta tanto in questo pregiudizio, che dovrebbe essere smantellato da una seria educazione, anche scientifica. Il razzismo pericoloso è quello che emerge in epoca di crisi, dove l'attacco all'altro e l'idea dell'altro come tuo nemico e tuo avversario viene strumentalizzata e viene usata politicamente nella lotta per il potere. Questo è il razzismo davvero pericoloso. Il tema di oggi, l'indifferenza, è un tema che anche questo ha varie dimensioni. Insomma, la dimensione che a me interessa di più richiamare è quella che vede nella indifferenza, cioè nel non aver cura, nel non avere interesse, nel non avere alcuna preoccupazione per l'altro, per ciò che non sei tu, vede la caratteristica fondamentale del tuo esserci, tu sei individuo, qualcosa che non ha nulla che spartire, che non è assolutamente spartibile con nessun altro. Questa è quella che gli analisti chiamano la caverna egoica, no? Tu ti chiudi nel tuo io, il tuo io è il mondo. Gli interessi del tuo io sono l'ombelico della terra. Ogni voce, ogni nome, ogni persona, ogni volto che entra nel tuo ambito, nella tua casa, minaccia la tua sicurezza, minaccia la tua innocenza, la tua immunità, ecco, l'immune. Voglio essere immune dall'altro. L'altro porta male, l'altro mi fa ammalare. Questa è la radice dell'indifferenza. Questa è la radice dell'indifferenza che passa in epoca di nuovo di crisi come l'attuale immediatamente in paura, perché l'indifferenza è una cosa, la paura è l'altra, e dalla paura alla lotta, alla inimicizia nei confronti di chi pensi minacci appunto la tua sicurezza.